Onesti, perché non sono abbastanza intelligenti per fare altro. Se ti avvicini, mio signore, puoi assorbire forza vitale tu stesso. Devi rinforzare il tuo esercito, padrone. Evoca altri serventi al portale. Ecco qui, luride bestiacce. Cercate di rendere orgoglioso il vostro padrone. Avanti! Oh! I mezzi uomini si sono presi la fattoria e mi hanno legato come uno spaventapasseri. E ora quelle zucche ce l'hanno con Peppino. Si vogliono vendicare per tutte le zuppe che ho cucinato e per le torte, e i risotti e il gelato. Di notte le sento parlare male di me. Ma non lascerò mai la fattoria ai mezz'uomini. Ah, no. Sono peggio delle zucche. Prego, aiuti Peppino a riprendersi la sua fattoria. Le sue creature hanno qualcosa a che fare con le zucche? Anche gli uccelli ridono di me. Stanno dalla parte delle zucche. Stanno urlando. Le zucche stanno urlando. Hanno paura ora. Le prenda, le sconfigga. Tenga quelle cose gracchianti lontano da me. Lontane da me! Le sue creature hanno qualcosa a che fare con le zucche? Anche gli uccelli ridono di me. Stanno dalla parte delle zucche. Tenga quelle cose gracchianti lontano da me. Lontane da me! Oh, così impara! Meglio che si metta in marcia, signore. Il sentiero dietro a casa mia conduce fino a Baldorias. Ci saranno delle bestiacce grassottelle per la strada, quindi faccia attenzione. Io rimarrò qui a riparare la mia fattoria. Invece delle zucche, magari pianterò castagni. Le castagne sono timide, non parlano tanto. Sai, i serventi possono infiltrarsi in pertugi troppo angusti per te, malvagio signore. I serventi useranno tutti gli oggetti utili che trovano e spesso anche quelli inutili. Ma non temere, le tue armi e le tue armature sono invece forgiate alla torre per te. Non meriti nulla meno del meglio che la fonderia possa offrire.
Vedi quelle nuvolette sprigionate dai cadaveri dei mezzuomini? Si tratta di energia malvagia, un'energia che si accumula in tutti noi, creature malvagie. Col tempo capirai, signore. Il nucleo della torre! I mezzuomini la usano per coltivare zucche. Quegli idioti non sanno del vero potere del nucleo. Signore, sconfiggiamo le zucche e riportiamo subito il nucleo alla torre. Lo trasporteranno i serventi, padrone. Un overlord non si deve mai abbassare a compiti tanto triviali. Attenti, attenti! I serventi hanno trovato una scorciatoia. Muffalo! Non restare indietro! Termox, perché lo tieni con un solo artiglio? Fai il tuo dovere, Lezzonio! Disgustosa sacca di fusca, non sei altro! Dovresti tornare alla torre, signore! Dovresti tornare alla torre, signore! Il nucleo della torre è tornato al suo luogo naturale. Signore, avrà un ruolo fondamentale nel tentativo di instaurare il tuo oscuro dominio. Ti consentirà di visitare la torre ed accedere alle sue risorse ogni volta che lo desideri. E guarda, sembra che ti faccia un dono assai prezioso, signore. Puoi controllare 10 serpenti. Sembra che ha conservato uno dei suoi incantesimi, palla di fuoco! Ti verrà molto utile, ce lo dovevamo immaginare. Quando ti servirà, ti insegnerò come usarlo. Al momento è cruciale trovare altri oggetti per la torre. Una gru potrebbe rivelarsi particolarmente utile. Potremmo rimuovere le macerie e creare delle nuove stanze. Sfortunatamente non sono più la creatura malvagia di una volta. Non posso sopportare la sensazione di erba rigogliosa sotto. I miei piedi nel canto degli uccelli.
Sai, sento l'esigenza di nascondermi in un angolo e trovare qualcosa da distruggere. Resterò qui, signore. Il nucleo mi consentirà di comunicare con te, vedere e sentire quel che tu vedi e senti. Usa il portale per tornare al dominio dei mezzuomini. Benvenuto! Salvatore del nucleo! Uno, due, prova! Funziona? Questa cosa non va. Mi senti, padrone? Oh, eccoti lì. Vedi, signore, le creature qui attorno sono piene di energia. Credo che avrebbero senz'altro ripopolato la zona. Evoca dei serventi e vai a quel villaggio di contadini. Baldorias, che nome rivoltante.